Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Oggi siamo qua di nuovo su Battlefield Hardline, ragazzi, perché voglio fare una specie di confronto tra, ragazzi, la versione per la PS4 e la versione per PC. Allora ragazzi, diciamo che i due giochi comunque, cioè le due versioni, perché comunque ovviamente è lo stesso gioco, sono abbastanza simili, perché alla fine la modalità di gioco sono le stesse, cioè non cambia assolutamente niente per quanto riguarda il gameplay, diciamo così. Diciamo che principalmente cambia l'aspetto sulla grafica. Infatti, quando giocate sulla PS4, diciamo che la prima cosa che notate è l'assenza dell'anti-aliasing, o almeno penso, cioè io non lo so, non mi sono informato, parlo per quello che vedo, che mi sembra la cosa più giusta da fare, perché ovviamente uno va sempre a leggere magari su internet, sui forum, tutte queste specifiche di questi giochi. E la PS4 va a 1080p, l'Xbox va a 900, non lo so, la butto lì, è una cosa che ogni tanto mi è capitata sotto gli occhi. Però secondo me, ragazzi, cioè alla fine uno deve vedere quello che vede sul monitor, cioè anche guardare le specifiche e l'aspetto tecnico dei giochi, quindi andare a guardare un po' come sono stati studiati questi giochi, appunto. Però, vedendo sotto gli occhi questo Battlefield Hardline su PS4, mi sembra che sia assente di anti-aliasing. Infatti, cioè, i bordi degli oggetti, delle armi, del paesaggio, gli alberi, non mi sembrano proprio così, dritti e perfettamente, chiamiamoli lisci, tra virgolette, come è la versione per PC. Infatti, sotto state vedendo delle immagini, le varie differenze sulla mappa deserto, e dopo magari la vedrete anche sulle altre mappe. E potete vedere anche voi con i vostri occhi. Alla fine la grafica è in 1080p su entrambi, perché comunque la versione su PC l'ho registrata a 1080p a 60 fps. Identica cosa per la PS4, che anche quella è a 1080p a 60 fps. Ora, non voglio scatenare console war, quindi non voglio che mi veniate a dire praticamente: ah, ma perché la PS4 è meglio e il PC fa cagare, l'Xbox è meglio e la PS4 è una merda. No, allora capiamoci. E sinceramente io su queste cose non ne voglio proprio sapere, infatti non voglio scatenare assolutamente queste console war, che secondo me sono la cosa più inutile che hanno inventato in questo mondo. E diciamo che sinceramente io questo anti-aliasing assente per me non influisce assolutamente sulla grafica del gioco. Infatti la grafica di Battlefield Hardline su PS4 rispetto a quella su PC magari è un'altra cosa che cambia. È il rendering della mappa. Infatti magari può essere un po' più, diciamo, più lontana sul PC, mentre sulla PS4 magari non sono ben definiti gli oggetti lontani. Però ragazzi, è sempre una console, cioè non potete chiedergli più di tanto, quindi cioè, magari questa è un'altra cosa che cambia. Però sinceramente nel gameplay, che è su un FPS come Battlefield, questa cosa, cioè la grafica per me sì, è bello vedere le esplosioni, però cioè alla fine uno deve capire un po'. In un FPS quello che la cosa che ti interessa principalmente è il gameplay e come si gioca praticamente, cioè non ti interessa la grafica, poi ripeto, è bella da vedere, tutto quel che volete, però sinceramente tra PC e PS4 io vedo veramente poca differenza, cioè ripeto, la differenza un po' si vede, però cioè, non mi sembra tutta questa cosa mega galattica che molti dicono, che possono dire, che dicono: ah, la PS4 è una grafica di merda. Non è assolutamente vero, ragazzi, la PlayStation 4, come la Next Gen, come penso anche l'Xbox One. Non ho avuto il modo di provarla perché non ho un Xbox One. E dovrebbe essere tipo a 900p, come mi dicono su internet, una roba del genere. Ma anche a 900p, ho provato alcuni giochi che su Xbox One sono a 900p e su PS4 sono a 1080. E io la differenza sinceramente non la vedo assolutamente. Quindi ragazzi, sta a voi scegliere su che console giocare, se giocare su PC. Poi ovviamente ragazzi, tutti sapete, e questo però ragazzi, cioè, non potete venirmi a dire che non è vero, il PC comunque mi penso che sia la macchina migliore su cui potete giocare, perché comunque le console sono bloccate sui 60 fps e penso che non siano sempre fissi 60 fps, secondo me spesso ci sono anche dei cali non proprio esagerati, però comunque spesso secondo me si vedono dei cali, soprattutto quando ci sono le esplosioni o quando comunque la mappa è molto grande. Mentre sul PC, ragazzi, potete arrivare a frame rate anche molto più alti, tipo a 120 e passa FPS, e potete giocarli anche su monitor a 144Hz o 120Hz di refresh e per avere una grafica molto più fluida. Quindi niente, ragazzi, ditemi cosa ne pensate delle varie differenze tra questi due, tra le console, tra le varie console, e cosa ne pensate di questo Battlefield Hardline. Vi invito a lasciare un bel mi piace se vi è piaciuto questo video confronto tra queste due versioni.
Iscrivetevi al canale per supportarci al 100% e infine io vi saluto ragazzi. Ciao!